Punto riscatto per la cestistica San Severo nella decima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B nazionale di basket. La formazione giallonera allenata da Piero Coen ha vinto in casa al Pala Castellana con il punteggio di 75 a 61 contro il Giulianova. Partita che ha visto i padroni di casa mettere subito in chiaro l'intenzione di aggiudicarsi la posta in palio dopo la sconfitta subita a Monteroni prima della sosta per le Final Four di Coppa Italia dello scorso weekend. Una prima parte di gara con un tentativo di ritorno degli abruzzesi nella seconda, terzo quarto ancora a favore dell'Allianz San Severo con l'ultima frazione che si gioca solo per la statistica a finale. Intanto è stata adottata una interessante iniziativa della società. Durante i time out, due ragazzi del settore giovanile hanno portato alla coppia arbitrale una bottiglietta d'acqua ed un asciugamano per asciugarsi la testa. Per il presidente Ciavarella è un'iniziativa che abbiamo scelto dai campi di Serie A e che va ad integrare il percorso avviato già dallo scorso anno. Domenica prossima ancora un nuovo impegno interno per l'Allianz Unas giungerà l'Ortona. Attesa mercoledì sera all'Allianz Arena di Monaco in Germania per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League, in cui sarà protagonista la formazione di Pep Guardiola e la Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente capolista del campionato italiano. Nella gara di andata i bianconeri hanno messo in evidenza un prezioso 2-2 allo Juventus Stadium, dopo essersi trovati in svantaggio di due reti. Dunque si profila una Juventus in emergenza, vista l'assenza di Marchisio e Dybala, mentre per questa gara rientrerà Mandzukic. Intanto, nelle gare giocate martedì, sono passati ai quarti di finale l'Atletico Madrid, che ha battuto ai calci di rigore il PSV Eindhoven, il Manchester City, che nei ottavi ha pareggiato 0-0 contro la Dinamo Kiev. All'andata era finita per la formazione inglese con il punteggio di 3-1.